non dite che siamo pochi, dite solamente che siamo. La parola a te, Alexander, grazie. Daria oggi sta considerata come eroina, l'eroina di tutta la Russia. Suo nome è stato posto nel manuale per i bambini della scuola come esempio dell'eroismo e che ha ricevuto l'ordine della cavaliere del coraggio dato dal presidente Putin. Daria è l'umile spirituale. Daria è luce filosofica. Abbiamo già in Italia e in Russia, abbiamo già pubblicato, grazie ai nostri amici, a Rinaldo, Maurizio, a tutti altri, questi libri sono profondi, non sono superficiali. E scopriamo Dario più e più, anche noi, suoi parenti, suoi amici. E credo che eroe nasce quando muore. Ci sono eroe con una dimensione assoluta, con una dimensione verticale, che non muorono, che continuano a vivere e ed essere guida, per guidare, per mostrare il cammino a tutti chi ancora sono vivi. E questa vita al di là della vita, alla vita più vive, più vitale che la vita corporale, e questo è il destino del veri eroi. E credo che Daria, in questo senso, solo comincia suo cammino spirituale, trascendente, mostrando esempio e orizzonti radicali, metafisici, a tutti noi. E in questo senso, con tutta la tristezza che mio cuore di padre non lascia sentire, ho orgoglio di avere la figlia come Daria e anche amici che Daria aveva nel tutto il mondo, ma soprattutto nell'Italia profonda, Italia vera, Italia eterna, Italia che è l'esempio trascendentale per tutti noi, perché noi russi ci consideriamo di essere la terza Roma, ma dalla terza Roma alla prima Roma, questo messaggio del giovane donna all'Ucraina, del popolo russo, della tradizione, della nostra chiesa, dei nostri valori solari e eterni. Moltissime grazie, che non dimenticate Daria, moltissime grazie per tutto che voi fate. Grazie Alexander, ma se è possibile un minuto in più, c'è una domanda molto importante che è oggetto di continua nostra riflessione. Daria è una filosofa e per alcuni aspetti ha superato sua madre, filosofa Natalia Melenteyeva. Vi consiglio di leggere, lo abbiamo qui nella nostra libreria, Per una rivoluzione dello spirito, e ha superato in un aspetto sicuramente anche suo padre, il filosofo, mitografo Alexander
Dugin. Daria conserva un segreto e ha diffuso un segreto russo per il mondo. È il concetto di soggetto povero. È un aspetto peculiare di Daria che né sua madre né il padre, intesi come filosofi, avevano colto con la profondità di Daria. Ti pregherei, Alexander, di poter soffermarti qualche minuto in più su questo concetto segreto, su questo concetto spirituale di pietas filosofica che ha una sola matrice e si chiama Daria Dugina. Prego. Grazie Reinaldo, sto d'accordo con questo. Non abbiamo dato importanza a questo concetto di Daria, del soggetto povero, ma solo oggi scopriamo queste idee, che l'idea del soggetto povero è l'idea dell'antitesi del soggetto forte, individualista, razionalista. Il soggetto povero per Daria era l'anima del popolo russo, l'anima segreta del popolo russo, perché non possiamo comprendere niente nella Russia quando facciamo questa comparazione tra Occidente, il soggetto occidentale, la Russia, appare questo soggetto, questa soggettività, razionalità un poco limitata, piccola, ma Daria ha sviluppato davvero questa idea che questo soggetto povero può avere un mistero metafisico interno. E sto d'accordo totalmente con Reinaldo che questa idea supera la nostra filosofia, e per questo ha formulato queste idee del soggetto povero nella sua gioventù, quando aveva 18 anni o 17, era uno dei suoi primi testi scritti, e era una ispirazione profonda, e sto d'accordo totalmente con l'interpretazione di Reinaldo che ha dato a questo concetto. Con questo concetto è in certo senso chiave per comprendere l'anima russa, la storia russa, la società russa, la tradizione russa, e questa povertà dello spirito evangelica, possiamo comparare questo. Ma credo che questo concetto ha anche altre dimensioni che possiamo esplorare più nel futuro. Grazie. Grazie di cuore a te e a Natalia, e fino alla vittoria, Alexander, fino alla vittoria. Maurizio Murelli è una linea di coerenza. Maurizio Murelli è stato nella mia personale esistenza uno dei pochi esempi, ne esistono altri ma sono pochi, che in termini non solo culturali, anche politici, non si è mai agitato, si è mosso. È un concetto fondamentale quello di muoversi in una direzione, fare un percorso anziché quello di agitarsi, che è una delle malattie croniche, tragiche e tragicomiche oggi, delle numerose formazioni
antagoniste di qualsiasi colore, a qualsiasi latitudine o longitudine del pianeta. Buonasera a tutti. Troppa grazia, Reinaldo. Sì, no, riconosco in me una certa tenuta sulla coerenza, sulla continuità e sulla linearità di percorso. Ogni tanto mi autoanalizzo, ripercorro indietro il mio tragitto e devo dire che senza falsa modestia questo me lo riconosco. E in questo libro, Teoria Europa nelle appendici, c'è proprio una rimessa a punto di questa, un ricordo, un richiamo a questa linea che ho cercato di tenere. Sempre stando nel solco della domanda di Reinaldo, c'è questo libro di cui magari dopo parliamo un attimo, c'è la copertina. Questa copertina è molto importante, è stata partorita poi da Diego Cinquegrana, che non ringrazierò mai abbastanza, perché è stato per me proprio un fulmine quando è arrivata in questa composizione, perché riassumeva proprio un tragitto di coerenza. Quindi all'origine c'era questo piccolo movimento, questo movimento che si chiamava Europa e Civiltà, che si richiamava a tutta una tradizione europea, e lo sviluppo della casa editrice ha sempre tenuto al centro la questione del risveglio europeo. E questa copertina qui, che è venuta fuori geniale, forse perché attraverso l'evocazione Diego l'ha captata e l'ha ben realizzata, mettendoci Federico Barbarossa di Pietra, con Daria Dugina. L'impero che si tenta di restaurare, di far risorgere in Russia, come le forze europee, come noi in Europa, che siamo in sintonia con gli stessi filoni in Russia, che si muovono sullo stesso filone tradizionale e originario. Quando è uscito questo libro c'è stato un terremoto culturale, come a dire: adesso state collegando Daria con la Nouvelle Droite, e quindi tutto un mondo che di fatto ha sempre celato, nascosto un pensiero debole che si giocava su i salotti culturali per ben pensanti, è stato schiaffeggiato dalle teorie di Daria e dai suoi rapporti, dalle sue interviste e dalla qualità, la verticalità che Daria ha imposto nel suo confronto con la cultura francese a noi affine. Sì, forse, ma molto brevemente mi riallaccio un po' ad alcuni punti che sono stati toccati, partendo proprio dall'idea di anima russa. Non di rado si accosta l'idea di anima russa alla geografia russa, una geografia fatta di spazi sterminati. La grande pianura non vive le partizioni, non vive le forme finite che generano differenze, e si dispiega invece rispetto a un qualche cosa il cui orizzonte ultimo è oltre. Quindi c'è una certa indeterminatezza, una certa sconfinatezza che attraversa l'animo russo. E questa sconfinatezza fa sì che l'anima russa, come dire, si riempia di forza interiore, una forza interiore a cui attingere nei momenti difficili, e una forza interiore anche che può essere trasferita, quindi no, trasferita anche verso l'esterno. Le parole di Reinaldo, l'amicizia con loro, con Maurizio, mi ha fatto un po' casualmente intercettare uno scritto di Evola, che invece conosco molto meno di voi, chiaramente, che parla proprio di un pittore russo, Rerich. Che cosa riconosce in Rerich? Questa capacità di infondere fervore e di vivificare. E questo è proprio un tratto che anche altri hanno notato rispetto a questo animo russo, e quindi
la capacità di vivificare, per esempio, delle forme o delle concezioni del mondo che magari giungono da un razionalismo, potremmo dire, povero d'anima occidentale. Quindi vivificarlo, renderlo vivo, e tutto questo è quanto mi viene in mente rispetto alla figura di una pensatrice che io non ho conosciuto personalmente. Io non ho conosciuto personalmente Daria Dugina, però leggo i suoi scritti pubblicati da Aga Editrice, vedo le sue interviste, vedo gli streaming, ed è proprio questo che raccolgo da questa persona: un'azione vivificante rispetto a come spendersi in un momento complesso come questo. Lei si confrontava con voci diverse, si spendeva attivamente, in qualche modo cercava, con tutti i limiti che ognuno di noi ha, di giocare il proprio ruolo in forma particolarmente viva ed attiva. Ines, hai fatto diverse presentazioni, non di ottimismo escatologico, ma di Daria. Buonasera a tutti, grazie. Io vi voglio parlare di donne, perché Daria Dugina, come mi riallaccio a quello che diceva Maurizio, non ha mai avuto una preclusione nei confronti di nessuna situazione, di nessun argomento, di lei era curiosa di tutto. E si è spesa anche nel libro Ottimismo, nell'opera Ottimismo Escatologico, ha inserito una parte in cui parlava del femminismo della donna e più che del femminismo della donna, ha fatto risalire delle problematiche che vediamo adesso in questo momento nella nostra vita di tutti i giorni. Lei dice, le fa risalire a questa teorizzazione di questa femminista americana che nel 1985 teorizzava quello che esattamente stiamo vivendo adesso. Quindi forse non l'ha solo teorizzato questa Certo. donna Haraway. Tutti ormai vogliono sapere che cos'è una donna, perché non c'è più nemmeno la capacità di comprendere che cos'è una donna. L'abbiamo visto con le ultime Olimpiadi. L'abbiamo visto con la fidanzata di Elon Musk, che è un cyborg. L'abbiamo visto con la presidente, forse, Dio ce ne scampi, quella che forse che concorre alla Casa Bianca, che ha detto una cosa aberrante ieri, l'altro ieri, aberrante. Ha detto che la donna deve decidere se essere una dura o se essere una, scusate, uso il termine, prostituta. E poi ha fatto una risata di 15 Diabolica. secondi, diabolica. La donna non è né una dura né una prostituta, la donna è un'altra cosa. Allora, siccome ho avuto il suggerimento fantastico, meraviglioso da Vittoria di procurarmi questo libro, che non esiste più, Cristina, per quello che vieni chiamata in causa, è introvabile ed è di un'autrice francese che nel 1919 affronta il problema del femminismo. Io stessa con il femminismo non ho mai avuto nessun problema, ma perché non avevo capito dove volevano andare a parare. Dunque, Valentin de Saint Point risponde a Marinetti, che aveva fatto il manifesto futurista, che era un manifesto, diciamo, un po' misogino, perché i futuristi, diciamo, che erano parecchio misogini, erano fantastici, io li adoro. E lei risponde dicendo, qui non è un problema se sei uomo o se sei donna, se sei cretino o non sei cretino, e noi non siamo cretini. E noi siamo delle donne, e qua ce ne sono tante, io lo sapevo, ero sicura, perché Daria è il nostro faro, lo sta diventando, lo diceva il padre, Alexander, lo sta diventando sempre di più, perché Daria è veramente una martire, e l'ultima martire, e forse dobbiamo andare indietro nei secoli per trovarla. Certo, non ce lo auspicavamo, però ce l'abbiamo. Una cosa che mi ha colpito molto di Titaria era la sua mancanza di preconcetti. Ed è quello che oggi manca a questa civiltà che vive sul pianeta in questo momento. È piena di preconcetti. Non aspetta neanche che tu gli dici un concetto. No, ha già il pre, no, quello no. Ecco, Daria mi ha meravigliato in questa cosa, perché lei era giovane in confronto vabbè, a No. me, era una ragazza. E oggi una ragazza senza preconcetti,
È una rarità. È un patrimonio. Sì, sicuramente. Da salvaguardare. Sì. Sonia Kalajic. Chi è Sonia Kalajic? Lo vuoi dire tu? Grazie. Primero, me perdona para mi lenguaje. Yo puedo hablar solamente en castellano con un acento argentino, pero entiendo todo italiano completamente. Y grazie a Reinaldo para llamada, para esta llamada e para estar en este jardino de los sueños. Bueno, ¿qué decir de mí? Puedo decir como en las Vedas antiguas que yo soy tú. Entonces, ¿por qué soy tú? Porque yo soy la parte de este cosmos, entonces, y tú eres. Sei la parte del cosmos, somos uno. Esto es la parte filosófica de mí. Otra parte es que yo soy solamente una violinista, compositor, una música que toca el serrucho, la sega, que toca las castañuelas también, y bueno, hago arreglos, también compongo, hago como... Trabajo como un periodista, como sobre marketing, internet, eccetera. Questa è la parte superficie, è la parte superficiale. E al pari di noi, non solo noi quindi, ma prima di noi anche, Sonia Kalajic ha una stella polare. La sua stella polare... Nel 1999 presiedeva l'Istituto Geopolitico Serbo, era l'unico referente autorizzato dal governo serbo per parlare con l'Occidente e quindi si intratteneva in conversazioni con Gad Lerner piuttosto che altri conduttori televisivi italiani all'interno di una cucina che è qua. Quella lì alle spalle. Ora questa stella polare ha trasmesso non solo la passione per l'arte, ma anche due o tre concetti che sono tipici del popolo serbo. In SD abbiamo proprio fortemente voluto questa scelta, questa ricerca della Serbia. È già la seconda volta in pochissimo tempo che andiamo. Abbiamo accompagnato il maestro inglese a rappresentare l'opera lirica sudaria a Nis, una città serba. Perché la Serbia, pensatela quasi come una porta girevole tra la Russia e l'Europa. E la Serbia e tante altre cose, ma la Serbia per tradizione, per popolo, per lingua, per cultura, ha un concetto... tutto maschile, che curiosità noi lo traduciamo al femminile, anche se quella lingua sacra che è il greco lo declina al maschile. Polemos è padre di tutte le cose. L'amore, la bellezza, l'arte, la cultura hanno un padre che è la guerra e questo non fa distinzioni di genere, che tu sia vecchio bambino, donna o uomo, la guerra, con la guerra ci nasce, con la guerra un serbo ci muore. E così possiamo spiegare questo concetto della guerra? Il concetto della guerra in generale o del serbo, dello spirito serbo? Non so da dove viene, può essere che... Hay dos cosas conectadas con eso. Primero, nuestro viejo, antiguo dios era un lupo. En realidad es... No sé, es lupo, pero hay diferentes nombres. También he uscido también en la cristianidad ortodoxa con Svetisava, con un santo serbo. Con il simbolo alrededor del este santo. Entonces,
lupo como la idea de un animal guerrero, un animal que está entre dos mundos. La Serbia, se puede decir que el pueblo serbo tiene esta misión. Yo pienso que cada uno, cada persona, cada nación tiene su misión, que italianos tienen una misión por arte, por la belleza, por invención, y que los serbios misión más importante para los serbios es defender el mundo europeo contra los enemigos. Por los siglos, así era con los turcos, después hoy en día con la política de Washington, etc. Solo quando gli europei si renderanno conto che non sono soli, ma che sono circondati da fratelli e sorelle verso i quali hanno soprattutto responsabilità fraterne e sorelle, non commerciali e burocratiche, potremo sapere in qualcosa di meglio. Le nostre differenze sono pietose rispetto alle differenze che ci separano dai nostri nemici. E lasciamo che questo sia il punto di partenza del nostro nuovo e diverso incontro. Viva l'Italia libera, viva la Russia libera, viva la Serbia libera, viva Europa libera. Grazie. E lì tutto iniziò. Ma cosa è iniziato, Michele? Marco mi ha portato da Reinaldo. È stato un po', sai, quelli non sono degli incontri, quelli non sono incontri. L'incontro è, tu non c'è niente che spartica una cosa, la incontri. È stato un ritrovo, ci siamo ritrovati, abbiamo visto che, seppur avendo modalità differenti, faccio la battutaccia, corpi differenti, te voglio bene, grazie. Però abbiamo delle volontà comuni, che sono quelle che fanno la differenza. Cosa fa la differenza, ragazzi? La volontà. La volontà è la sostanza suprema in alchimia. Tu puoi avere tutte le conoscenze che vuoi, ma la volontà è quella sostanza che ti permette di accedere nell'altro piano. E io l'ho voluta giocare, qua te lo dico.
non dici fai un progetto, progetto, sapete, oggi chi lavora nel mondo del marketing, delle aziende, oggi deve essere tutto ben tutto specificato, tutto preciso, tutto dettagliato. Dici, ma dove andiamo? Andiamo da un mago? No, il mago vuole un messaggio ermetico, parla un messaggio ermetico, è oltre questa dimensione, è qui ma è anche altrove. Allora io mi metto giù e pensate, non ho potuto stampare direttamente questo, costruirlo fisicamente, questo progetto, perché ho dovuto disegnarlo. Io ho disegnato alambicchi con simboli alchemici, come si faceva nel tardo Rinascimento, che è un periodo che a me piace tanto, tantissimo. Lì ho trovato tante fonti di ispirazione, glielo porto e ricordo un passaggio, ragazzi, lì ho sentito veramente compagnia, mi sono veramente commosso. Mi ricordo Alexander ha sfogliato questo testo, questo sono 10 pagine, e guardava, era lì che mumble, e io ero lì così, no? Ma che dice, no? Adesso posso dirlo con l'inflessione che ha usato? No, non lo posso dire, peggiora, è pessimo e peggiora. Ha detto, questo progetto è eccellente, ha detto, no? E per me è stato bellissimo, ragazzi, voglio dire una confidenza, è stato perché senti di essere riconosciuto nella tua diversità. Quanti di voi hanno dovuto sempre adattarsi, hanno dovuto sempre far finta, però gli dèi ti vedono, gli dèi chi sono la tua parte alta della quale non hai consapevolezza, sei tu lassù sopra, e ti vedi che però sei autenticamente diverso, e c'è quel momento nel quale ti dicono bravo, e ti dicono ok, adesso sei pronto. Io ho fatto un grande lavoro sulla comunicazione, una grande opera, ho cercato di investigarla tantissimo. Qui voglio dirla questa cosa prima di presentarvelo questo brano, e il prodotto che presento, i prodotti che ho presentato e che presenterò hanno una collocazione ben precisa, molto diversa da quella che magari può essere riconosciuta, ed è autenticamente una musica di alta qualità. Io ho sentito la cantata scenica, sono stato a ospite presso l'ambasciata russa russa a Roma, sempre accompagnato da Rainaldo. Ho avuto il piacere di sentire cantare il maestro Fabio Almirliato, che saluto, un applauso per loro, e per il maestro Angelo Inglese, che non lo vedo, non so dove è finito. Ecco, lì siamo in un contesto di musica con la M maiuscola, dove c'è una tradizione, dove c'è uno studio. Io sono in un altro terreno, io sono nel terreno della comunicazione. Quello che produco deve essere uno strumento che mi permette di entrare in certi spazi. Oggi, se tu presenti un'opera di altissima qualità ad un panorama comune, ti guardano male, sei già superato, ti schippano, tac, non ti ascoltano più di mezzo secondo. Quando scrivi un brano e vuoi che questo brano possa girare il più possibile, ricordatevelo, questo è una legge che funziona anche nel marketing, devi essere semplice il più possibile fino a quel posto, quel luogo, quel limite, dove se fai un passo di un millimetro più avanti diventi banale, ti devi fermare lì, sull'orlo del banale, semplicissimo ma non banale, e devi essere più profondo possibile, più ricco possibile, fino a quella soglia oltre la quale un millimetro dopo sei complesso. Purtroppo dobbiamo entrare là. Ho passato 2 mesi a curare questa cosa. Io sono molto orgoglioso di quello che è venuto fuori, non tanto nella struttura, perché comunque è una musica anche abbastanza semplice, c'è un passaggio in maggiore, uno in minore, è una canzone, però sono orgoglioso della mia fedeltà all'identità. Volevo creare un prodotto in una certa direzione e sono rimasto fermo con quella volontà. Maestro, io sono pronto.